Maddalena non si limita al rinnovare il decoro del salone del secondo piano, ma coinvolge nel rinnovo che lei desidera l'intera serie di salotti che si svolgono su questo piano, appunto. Una sequenza di rappresentanza che parte con questo salotto, che è forse quello che meglio rappresenta le scelte di gusto e la raffinatezza che caratterizzarono Maddalena Doria. Si affida al Sebastiano Galeotti per quello che riguarda la grande volta con il Concilio degli Dèi nel soffitto del salotto. Galeotti è finalmente il pittore che abbandona, secondo il gusto di Maddalena, la rigidezza e la severità dei temi storici che abbiamo visto caratterizzare gli affreschi dei saloni fatti da Lazzaro Tavarone. E invece si dedica ai temi mitologici, ai temi più leggiadri, a colori più solari, che sono rispondenti a quello che è appunto il gusto settecentesco, decisamente diverso dall'austerità delle ricerche seicentesche che caratterizzano invece il momento di Pallavicino in questa casa. Oltre al fresco di Sebastiano Galeotti, ancora Natali è il pittore a cui si deve l'impostazione della quadreria sulle pareti, con una concezione assolutamente nuova che vede assorbiti i dipinti in quello che è il decoro dell'insieme. Tutto va a confluire in un unicum decorativo in cui non c'è priorità tra un'arte e l'altra, l'affresco, la pittura o la scultura, ma tutto deve contribuire a dare un insieme omogeneo di gusto e decorazione. Ricorrono alcuni temi, dai reggifiamma a drago, ai draghi degli stucchi, ai draghi della grande specchiera in legno dorato. Una specchiera che ha una storia assolutamente particolare, rivelatrice della ricercatezza del gusto di Maddalena. Dai documenti e dal libro di conti che lei fa tenere in modo accuratissimo negli anni della ristrutturazione tra il 1734 e il 1736, leggiamo come, per esempio, lo specchio di questa grande specchiera sia stato da lei voluto commissionandolo addirittura a Parigi, pur di averne una lastra intera e non lastre sovrapposte come invece le manifatture italiane erano in grado di fare in dimensioni più ridotte. Ma quello che è importante di questo mobile è che proprio grazie al libro di conti ne sappiamo ogni dettaglio. Come raramente avviene per elementi dell'arredo, sappiamo che ne fu scultore Mongiardino, autore anche di mobili per altre grandi famiglie genovese come i Brignoli, sappiamo quanti foglie d'oro furono comprate a Milano per dorarlo, insomma se ne riesce a ricostruire in ogni dettaglio la sua costruzione. L'arredo così impostato da Maddalena è caratteristico di tutti i salotti che seguono dopo questo dedicato al Concilio degli Dèi di Maddalena Doria. Ed è appunto a questi salotti che ora passiamo.